tra le 9 città in gara alla City Challenge Italia di seconda edizione abbiamo anche il comune di Monza con l'assessore Massimiliano Longo, assessore alle attività produttive e lavoro. Benvenuto assessore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Salve, allora, come avrà potuto capire la City Challenge vuole sottolineare, valorizzare, cercare di dare voce a quelle realtà imprenditoriali che restano un pochino offuscate proprio perché si tratta di piccoli e medi contesti urbani. Con questo contest abbiamo cercato appunto di realizzare la volontà di queste piccole smart city. Può dirci perché la città di Monza ha voluto aderire a questa seconda edizione di City Challenge e quali sono stati gli elementi imprenditoriali caratterizzanti per farla appunto partecipare al contest? Allora, io amministro la città di Monza con queste deleghe che hai prima citato da pochi mesi, ma non potevamo non essere presenti in questa giornata perché Monza è una realtà molto particolare, Monza e la Brianza. Abbiamo 180 aziende per chilometro quadrato, è il contesto italiano-europeo con numeri imbattibili e quindi era giusto essere presenti in questa giornata dove l'attenzione è posta proprio su questo argomento. E poi ci sono aziende conosciute in tutto il mondo, dalla Colmar che produce abbigliamento sportivo che presumo che conoscano tutti, alla Candy che produce elettrodomestici e anche dal punto di vista delle start-up, per esempio mi piace citare un giovane ingegnere monzese che ho anche la fortuna di conoscere personalmente che ha realizzato il Dosso che produce energia elettrica, quindi è riuscito a trasformare il passaggio degli automobili, quindi il movimento delle automobili in corrente alternata. E so tra l'altro che vabbè, i primi due dossi sono stati installati vicino Monza con Corezzo, ma a breve mi risulta che dovrebbero essere installati anche qui a Roma. Perfetto, per quanto riguarda invece le sfide imprenditoriali che la sua città sta attraversando in questo momento, sta vivendo, la sfida più importante, quale secondo lei? Fortunatamente la sfida l'abbiamo già vinta perché stiamo superando un momento di crisi che ha colpito purtroppo anche la nostra realtà, ma proprio perché c'è questa base imprenditoriale molto diffusa e praticamente da sempre la Monza e la Brianza è stata caratterizzata da piccole aziende a livello familiare, questo ha permesso probabilmente di superare più velocemente la crisi e vedo che il settore che caratterizza Monza e la Brianza, per esempio quello del mobile e del legno, siamo riusciti a superarla soprattutto rivolgendoci ad altri mercati, oltre a quello italiano, soprattutto andando in Europa, ma anche nelle altre parti del mondo. Bene, ottimo. A conclusione della sua intervista vorrei chiederle una piccola provocazione, magari facendo un pronostico, una previsione. Secondo lei, quale tra le città in gara potrebbe vincere il contest oggi? Allora, io non posso che dire, spero proprio che vinca Monza, però accetto la sfida, è la prima volta che partecipiamo e quindi ci rimettiamo al giudizio della giuria. In bocca al lupo, grazie. Grazie.